60 anni fa nasceva l'Ordine dei giornalisti, un momento importante non soltanto per questa professione, ma per l'informazione di tutto il paese. In occasione dei 60 anni dell'Ordine dei giornalisti si è tenuto a Palazzo dei Vescovi a Pistoia un corso con i giornalisti della provincia, organizzato dalla Fondazione Caripit e la Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana. Tra contenuto e progresso tecnologico, l'incontro ha voluto evidenziare le nuove sfide del giornalismo per il futuro. Con i contributi di Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Daniela Gori, docente del De Franceschi Pacinotti di Pistoia, lo storico Andrea Ottanelli e la vice direttrice di TVL Paola Bardelli. A febbraio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nostro presidente nazionale dell'Ordine Carlo Bartoli hanno iniziato un momento di riflessione anche per disegnare quello che sarà la professione nei prossimi 60 anni. Ecco, Pistoia oggi ospita una tappa di questo tour. Il giornalismo è sempre un elemento fondamentale per la crescita di una comunità. Come il giornalismo poi dopo si trasmette è una sfida sempre diversa, può avvenire attraverso la carta, attraverso l'etere, attraverso la strumentazione digitale. Quello che è importante è che le basi deontologiche per raccontare fatti siano sempre le stesse e siano quelle che garantiscono i cittadini per un'informazione di qualità. Oggi ripercorriamo un po' la storia del giornalismo, ovviamente dal mio punto di vista il giornalismo della televisione locale, e quindi un po' come la televisione locale ha raccontato il nostro territorio in questi anni. La nostra è una storia di quasi 50 anni, quindi è una storia piuttosto lunga che necessariamente ha seguito il cambiamento della società, e in questo tempo ha cambiato anche il suo modo di raccontarla questa società. La tecnologia ha cambiato tutti noi e ha cambiato anche le televisioni locali. Però in questo incontro io ho voluto sottolineare come anche pur con i cambiamenti tecnologici la vocazione originaria della nostra emittente è rimasta fedele nel tempo, e ovvero la vocazione è sempre stata quella di dare valore al territorio, alla sua comunità e alle persone.